Buongiorno, bentrovati, buon giovedì 19 gennaio. Oggi la Chiesa Ambrosiana ricorda San Bassiano, vescovo di Lodi. È il primo vescovo di Lodi e fu amico di Sant'Ambrogio. Venne consacrato nel 373 e dedicò solennemente nella sua città episcopale, che oggi è Lodi Vecchio, una basilica in onore degli Apostoli, alla presenza di Ambrogio e del Vescovo di Como Felice. Nel 381 partecipò al Concilio di Aquileia, che condannava gli errori degli Ariani, e 10 anni più tardi, 391, sottoscrisse una lettera sinodale che condannava gli errori di Gioviniano, che negava la verginità di Maria e il valore della verginità consacrata. Con la sua presenza e la sua preghiera confortò il transito di Sant'Ambrogio, i suoi ultimi giorni. Il 19 gennaio, probabilmente del 410, questo grande testimone di Cristo entrò nella vita eterna, dopo aver speso tutta la vita per difendere la vera fede. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù cominciò a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono, e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono, e diedero frutto, spuntarono, crebbero, e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole, ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino sì, ma non vedano, ascoltino sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola, e come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito la accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto. Il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore. Anche in noi è seminata la parola. Ma io, che terreno sono? Guardiamo la nostra vita e cerchiamo di comprendere nei nostri atteggiamenti di vita che terreno siamo e siamo diventati. Come accogliamo la parola di Dio? Quale frutto porta in noi la parola?
chiediamo che porti frutti di santità. Affidiamoci alla Vergine Santa, preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per le vocazioni, preghiamo per la pace. A presto, buona giornata. San Bassiano prega per noi.